Il borgo in cui si giunge, seguendo le indicazioni per Morimondo, a prima vista sembra uno dei tanti della Bassa. Campagna perdita d'occhio, salici e pioppi che degradano fino al Ticino. Durante i fine settimana questo paesino di 1500 persone si anima. La gente arriva dalla vicina città per un po' di relax, una passeggiata nelle campagne che circondano l'abbazia tra fontanili e marcite. Il miracolo a Morimondo avviene subito dopo aver superato il grande arco posto all'ingresso. La vista si apre su un suggestivo piazzale dominato dalla fiancata della grandiosa abbazia cistercense, costruita da un piccolo gruppo di monaci intorno al 1180. La chiesa fu intitolata Santa Maria Nascente, terminata nel 1292. Il suo stile è una sorta di adattamento del gotico borgognone ai modi lombardi. Fin dalla sua nascita il monastero divenne un fiorente centro agricolo e via via andò accumulando terre e possessi. Dal punto di vista architettonico, la facciata, tagliata a capanna, è a vela, cioè più alta del tetto principale, con un eloquente effetto di apertura verso il cielo. La pianta è basilicale a tre navate, con volte rette da archi a sesto acuto che poggiano su pilastri cilindrici. Dal 1182 eleganza e sobrietà dominano dall'alto di un paesaggio agricolo che da allora non è mai cambiato. Così come i monaci cominciarono l'opera di bonifica in questa zona paludosa, sulle sponde del Ticino, ora la comunità locale di Morimondo sta facendo rivivere il borgo, dove l'attività religiosa e culturale dell'abbazia è rifiorita.
Il suo stile è una sorta d'adattamento del gotico borgognone ai modi lombardi. La pianta è basilicale a tre navate, con volte erette da archi a sesto acuto che poggiano su pilastri cilindrici. Terminata la visita all'abbazia, ci si può perdere nelle campagne circostanti, tra fontanili e marcite, e scoprire alcuni dei capisaldi dell'opera di bonifica agricola della sponda sinistra del Ticino.